Green Pass e mense sicure, così le scuole possono ripartire in sicurezza in attesa di linee guida ufficiali. Il Mario Pagano di Campobasso è un esempio organizzativo virtuoso. Il coronavirus torna a uccidere, muore 74enne di Campobasso e ci sono due nuovi ricoveri in malattie infettive, positività al 2,1%. Isernia al voto, continuano le grandi manovre nel centrodestra. Vincenzo Niro ha incontrato Cosmo Tedeschi per fare sintesi, mentre Enzo Di Luozzo e Raimondo Fabrizio non hanno ancora sciolto le riserve. Infine la Lega, che attende indicazioni da Roma per la scelta del candidato sindaco, scontato il sostegno a Meloni. Furto con scasso a Sant'Agapito, il titolare di un bar disperato aveva rinunciato finanche alle ferie per tentare di recuperare il fatturato perduto in due anni di pandemia. In una notte i ladri hanno portato via le sue speranze e 10.000 euro. Il mio pensiero va alle donne di Kabul, lo ha detto la garante dei diritti della persona Leontina Lanciano, premiata con la stella al merito in ricordo di Maria Natale. Infine lo sport, calcio, Lega Pro, Campobasso fuori dalla Coppa Italia, dispiace ma i segnali sono positivi, le parole di mister Cudini. Intanto riapre la campagna abbonamenti, da domani 200 tessere a disposizione, basket, la Magnolia pronta per la nuova avventura. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Tante notizie nel nostro telegiornale, ma in apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, c'è il ritorno a scuola, un ritorno a scuola all'insegna della sicurezza, con mense sicure e con il controllo del Green Pass, anche se al momento mancano ancora le linee guida. Questa mattina siamo stati al convitto Mario Pagano di Campobasso, un esempio virtuoso in quanto ad organizzazione, ci racconta tutto Andrea Bertolo, sentite. Il ritorno in aula è vicino e le scuole si preparano a riaprire in sicurezza. Il 15 settembre in Molise suonerà la prima campanella dell'anno e per questo motivo si dovrà accelerare la campagna vaccinale, soprattutto per le fasce d'età che vanno dai 12 ai 19 anni. Intanto gli istituti scolastici stanno provvedendo a rendere sicure mense e spazi comuni per cercare di contrastare quanto più possibile i contagi. In attesa di nuove disposizioni da parte del governo, ci sono strutture che già si sono adeguate per ospitare in sicurezza gli studenti alla riapertura delle scuole. Siamo di fronte all'Istituto Mario Pagano di Campobasso, abbiamo incontrato la preside Rossella Gianfagna. Come tutte quante le altre scuole siamo già al lavoro e per ora, diciamo, almeno quello che diciamo sono le linee guida e quello che ci arriva dal Ministero è quello di mantenere alta, diciamo, l'attenzione e la sicurezza. Quindi noi faremo il controllo all'ingresso per il Green Pass, stiamo organizzando gli ambienti mantenendo almeno il distanziamento lì dove è necessario e continueremo con la sanificazione con le mascherine a secondo delle indicazioni del Ministero. Attendendo linee guida ufficiali per il controllo del Green Pass all'interno delle scuole, il convitto Mario Pagano ha già previsto uno strumento tecnologico in grado di scannerizzare con velocità il QR code. Lo stesso sarà posizionato a breve all'ingresso della struttura e comunicherà le informazioni necessarie direttamente alla portineria. Con tali misure, dicono dalla scuola, sarà sicuramente più semplice guardare con fiducia al futuro. Per forza ci deve essere ottimismo e aspettiamo i ragazzi, i professori, i bambini, perché altrimenti se no non avrebbe senso essere qui a lavorare. Io sono convinta che ce la possiamo fare, anche perché molti abbiamo, se non tutti praticamente, abbiamo scelto la strada del vaccino e quindi sono fiduciosa anche su questo. Ed ora il coronavirus che torna ad uccidere, muore un 74enne di Campobasso che era ricoverato nel reparto malattie infettive del Cardarelli, era stato vaccinato con una sola dose ed era alle prese con altre patologie. Le vittime salgono a 493, ci sono anche due nuovi ricoveri, tasso di positività al 2,1%. Sentite. Tutte le caselle del bollettino dell'ASEREM sul coronavirus sono tornate a riempirsi. Il Covid torna ad uccidere. Muore un uomo di Campobasso, un 74enne che era ricoverato nel reparto malattie infettive del Cardarelli. Non si registravano decessi dallo scorso 1° luglio.
un decesso e due nuovi ricoveri nel reparto diretto dal dottore Santopuoli. Si tratta di due persone, una di San Giacomo degli Schiavoni, l'altra di Sesto Campano. I degenti nei reparti Covid sono 7, di cui uno in terapia intensiva. Sono 3 invece i contagiati di giornata su 145 tamponi refertati, con tasso di positività al 2,1%. 3 anche i guariti, 2 di busso, e così i casi attualmente positivi sono 195, 2215 invece i soggetti in isolamento. Ed Agnone è in lutto. Nel pomeriggio il paese si fermerà per i funerali di Andrea Pannunzio, lo sfortunato 22enne coinvolto nell'incidente stradale sulla provinciale Guado Liscia Capracotta la notte tra giovedì e venerdì. È deceduto ieri mattina al Neuromed di Pozzilli, dove era ricoverato in condizioni disperate. Le esequie alle 15:30 nella chiesa Maria Santissima di Costantinopoli. Dolore immenso, ha detto il sindaco Daniele Saia. Ed ora andiamo a Termoli, dove invece è in corso l'autopsia sul corpo di Valeria Cinalli, la sedicenne coinvolta a Ferragosto in un tragico incidente stradale. La ragazza, dopo qualche giorno di agonia, è deceduta all'ospedale di Pescara, dove era ricoverata. Il PM Marianna Meo, che si occupa del caso, ha disposto l'autopsia, iniziata intorno alle 11:30 al San Timoteo ed effettuata da un medico legale dell'Ateneo di Foggia. La procura indaga per omicidio stradale nei confronti del 19enne che era alla guida della Mini Cooper, che si è ribaltata. Verranno effettuati invece in un secondo momento gli accertamenti tecnici sulla vettura. Continuiamo con la cronaca, andiamo però in provincia di Isernia. Agapito è il titolare di un bar a Sant'Agapito Scalo e aveva rinunciato finanche alle ferie per tentare di recuperare il fatturato perduto in 2 anni di pandemia. In una notte i ladri hanno portato via le sue speranze e 10.000 euro. Lo ha intervistato questa mattina per noi Nicola De Santis. Sentite. Furto con scasso in un locale di Sant'Agapito Scalo nella notte tra sabato e domenica. I malviventi, forzando un accesso sul retro, sono riusciti a introdursi nel bar ed hanno portato via gratta e vinci, liquori, gettoniere della sala slot, rilevante il bottino che supera i 10.000 euro, così come risultano ingenti i danni al locale. Il giovane titolare, dopo 2 anni di pandemia, stava tentando faticosamente di tornare alla normalità. Il furto, di cui è stato vittima, complica ulteriormente il piano di ripresa che aveva stilato. Per sopravvivere, in un momento storico drammatico per tutte le attività, aveva rinunciato anche alle ferie. Ferie di cui magari godranno gli autori del furto ai danni del suo locale, proprio con i soldi del bottino. Ha chiesto di non essere inquadrato Agapito. Ugualmente però ai nostri microfoni svela tutta la sua amarezza. Sono rammaricato di quello che è successo, mi dispiace perché dopo chiusure, asporto, non asporto, lockdown, è stato già difficile riprendersi. E mo che siamo, diciamo, un po' ripresi con l'attività in estate, in un attimo è svanito tutto, perché anche ora dobbiamo provare a riprenderci dopo il danno, un bel danno subito che ancora non viene quantificato. Tu hai scritto in un post su Facebook che non sei andato in vacanza per portare il pane in tavola. E dispiace sentirsi poi violati in quello che è la propria intimità, è la propria vita, cioè il proprio lavoro. Sì, è vero, perché uno, chi ha una partita IVA, non va in vacanza per portare avanti l'attività, per fare sacrifici. E poi, vi ripeto, come vi ho detto prima, viene svanito in un attimo e sei costretto a lavorare ancora di più di prima per recuperare il danno subito. Superiore ai 10.000 euro probabilmente, tra gratta e vinci, liquori e macchinette. Probabilmente sì, sarà superiore ai 10.000 euro il danno, sì. Un anno di lavoro. Un anno di lavoro, sì. Come avete visto, Agapito ha preferito non farsi inquadrare. Ancora la cronaca, autobus in fiamme all'alba a Termoli, il mezzo dell'ATM era fermo davanti lo stabilimento della FCA in attesa dell'arrivo dei pendolari. Per cause ancora
da accertare, l'autobus ha preso fuoco, le fiamme si sono propagate nel vano motore. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio interessasse anche l'interno dell'abitacolo. Cambiamo argomento, lasciamo la cronaca, occupiamoci di politica. Isernia al voto, Enzo Di Luozzo e Raimondo Fabrizio non hanno ancora sciolto le riserve, la Lega attende indicazioni da Roma per la scelta del candidato sindaco, ma è scontato l'appoggio a Gabriele Melogli. Mentre Vincenzo Nilo dei Popolari questa mattina ha incontrato il candidato dei Fratelli d'Italia, Cosmo Tedeschi. Nel prossimo servizio le ultime novità sulla campagna elettorale, sentite ancora Nicola De Santis. Gabriele Melogli non concede dichiarazioni ormai da giorni. Dopo aver formalmente accettato l'incarico di guidare una coalizione composta da una parte rilevante del centrodestra, l'avvocato isernino è in attesa degli eventi. Raimondo Fabrizio, uomo di punta di Forza Italia, non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua collocazione elettorale. I Popolari per l'Italia hanno organizzato una riunione per oggi nella sede del partito a Isernia, cui sono stati invitati lo stesso Fabrizio, l'imprenditore Enzo Di Luozzo, Italia Viva solo nelle vesti di Astante, Azione e Nexus. Obiettivo della riunione è cercare una sintesi nell'area moderata. Intanto questa mattina Vincenzo Nilo ha incontrato Cosmo Tedeschi. La Lega attende indicazioni da Roma per la scelta del candidato sindaco. Una piccola parte del partito non vorrebbe sposare la causa di Melogli e spinge per Tedeschi, mentre il capogruppo a Palazzo San Francesco non accetterebbe di buon grado un'alleanza con Iorio, come si evince la situazione in evoluzione, e solo l'intervento di Iaricolla può dirimere la matassa. Anche Iorio è alle prese con qualche problemino interno. Domenico Chiacchiari, per esempio, non accetta la candidatura di Tedeschi e nelle ultime ore si è avvicinato molto alle posizioni di Roberto Di Baggio. La sensazione è che gli indecisi attenderanno le ultime ore prima di decidere con chi schierarsi, magari puntando su quello che ritengono essere il cavallo vincente. Situazione più lineare nel centro-sinistra, dove Castrataro è alle prese con la composizione delle liste, che dovrebbero essere 5, una composta dalla Formichelli e da Balducci, una lista del PD, una del Movimento 5 Stelle ed una lista più a sinistra composta da comunisti e socialisti, oltre ad una squadra di giovani sotto il vessillo di Volt. Ed ora andiamo a San Martino in Pensils, perché c'è stata la premiazione della garante dei diritti della persona Leontina Lanciano, assegnata dunque la stella al lavoro in ricordo di Maria Natale. Riconoscimento che mi onora, ha detto Leontina Lanciano, il mio pensiero va alle donne di Kabul. La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta sabato sera nella sala consiliare del municipio di San Martino in Pensils, che ha sede nel Palazzo Baronale, ad una figlia della terra di San Martino in Pensils che dal 2017 difende strenuamente con anima e corpo i diritti delle persone fragili ed emarginate della comunità regionale del 2017 del Molise. Con questa significativa motivazione il premio Maria Natale 2021 è stato appunto assegnato alla garante Leontina Lanciano, che ha detto, e questa è la frase importante, il mio pensiero va alle donne di Kabul. Campobasso, Ferrazzano e Campomarino saranno i tre comuni ad ospitare la nuova edizione dell'Out Out Festival. Saranno 6 incontri con gli autori che presenteranno i propri libri nelle diverse piazze. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione della kermesse che abbiamo seguito. Sentite tutti i dettagli nel servizio. Tre comuni uniti all'insegna della cultura. In piazzetta Palombo è stato presentato il cartellone relativo agli appuntamenti dell'Out Out Festival, kermesse dedicata agli amanti della lettura e che dal 25 agosto al 5 settembre farà tappa a Campobasso, Ferrazzano e Campomarino. Gli scrittori che si alterneranno nelle diverse piazze sono Giorgio Paglione, Nicola Mariuccini, Vera Gheno, Simonetta Tassinari, Flavia Piccinni e Carmine Gazzani.
anni. La manifestazione è stata curata da Valentina Fauzia e tutti gli eventi saranno gratuiti. Un festival che si inserisce nella nostra rassegna Libri in Piazzetta, che abbiamo pensato proprio per portare persone in Piazzetta Palombo, che è questo luogo bellissimo dove ci troviamo. È una bella sinergia con ovviamente gli organizzatori del festival, il comune di Ferrazzano, che conferma il nostro ruolo di capoluogo di regione, quello che abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale, cioè che Campobasso in qualche modo deve fare da crocevia e anche da amplificatore di tutte le iniziative che già meritoriamente da anni si svolgono sul territorio regionale e che grazie all'intervento, al contributo, al supporto del comune di Campobasso possono essere rilanciati ovviamente a un pubblico più ampio e perché no anche diciamo ai turisti che da qualche anno insomma affollano la nostra regione e che quindi nel capoluogo spesso hanno come il punto diciamo di arrivo, di partenza. Con le iniziative nel dettaglio quali sono? Abbiamo già iniziato con un evento qui a Piazzetta Palombo e continueremo anche a settembre, il primo e il 2, e poi ci sono degli appuntamenti a Ferrazzano, quindi un festival che si sposta itinerante in Molise e, con autori importanti e in qualche modo ci aiutano a promuovere tutto il territorio. Antonio Cerio, Ferrazzano si prepara ad accogliere Out Out Festival in collaborazione anche con il comune di Campobasso ed è un'iniziativa insomma, che va a chiudere un po' l'estate con ovviamente le misure di sicurezza necessarie. Sì, quest'estate è un po' più sobria rispetto alle altre estati che abbiamo attraversato negli anni passati, ma comunque con una ripresa rispetto all'anno scorso. Questo dovuto per fortuna alla campagna vaccinazioni. Questa ripresa c'è stata anche sotto l'aspetto turistico, sono stati visitati i nostri comuni della regione, ci fa molto piacere insomma di questo interesse del resto d'Italia per il Molise che non c'è. Con Campobasso d'intesa si continua con questi appuntamenti, ci sarà anche a Ferrazzano un appuntamento sulla presentazione di un testo. Il periodo del lockdown ha dato ispirazione a molti scrittori, noi ne abbiamo fatte già diverse di presentazione di libri, quindi ha dato l'opportunità per chi ha questa passione di fare ricerche, di approfittare stando a casa a scrivere delle cose che sono sempre documentazione che resta. E ora andiamo a Termoli perché l'artista Morena Marangi ha presentato il suo nuovo disco, l'ha intervistata per noi Emanuele Bracone, sentite. Well, I got love in my heart, it gave me the strength to make me to the day. Brother love, respect for yourself, and that is why I'm all looking for. Ciao a tutti e buongiorno a tutti gli amici di Teleregione, da Miss Morena, Morena Marangi per chi non mi conosce. Sono qui nella mia cittadina di Termoli a prendere un po' di sole, ma anche a presentare il mio nuovo disco insieme a Mr. Hyde, The House of Love. Abbiamo presentato il nostro disco alla Cala Sveva, è stata una serata meravigliosa con tantissima gente, dove abbiamo anche presentato in questa occasione il nostro nuovo format Relaxes in the Air, un format fatto di canzoni funky house, tutte quante riarrangiate, e quindi sono stata io che le cantavo, le interpretavo e Mr. Hyde che appunto suonava questo DJ set. Quali sono i tuoi prossimi impegni? I prossimi impegni sono la quarta stagione di All Together Now, che mi vede protagonista ancora una volta e sarà in onda a dicembre durante le vostre vacanze natalizie. Seguite All Together Now su Canale 5 in prima serata, perché sarò nel muro, nella giuria tecnica di All Together Now, presentato come voi sapete dalla grande Michelle Hunziker e J-Ax. Sei presente sin dalla prima edizione, se non ricordiamo male. Sì, sì, sono sempre stata presente sul muro di All Together Now dalla prima edizione, quindi quest'anno facciamo la quarta edizione, ma ci saranno delle novità. Un successo che si consolida a livello televisivo, a livello discografico, che altro c'hai nel cassetto? Stiamo producendo nuovi pezzi che andranno a
formare un disco che presto arriverà alle etichette estere e mondiali. Il nostro disco The House of Love è stato prodotto dalla J-Work Records e stiamo producendo nuovi pezzi che andranno a comporre un disco che presto uscirà a livello internazionale. Come hai trovato la nostra Termoli? Termoli l'ho trovata sempre più splendida, Termoli l'ho trovata sempre più colorata. Fortunatamente anche durante il Covid ho visto nuove aperture, quindi vuol dire che la gente ha voglia di ripartire, nuove attività commerciali, quindi forza Termoli, perché tra 10 anni sarà un'esplosione di gioia questa cittadina. Every time you say me goodbye, this love is a game or no. Baby, please me, don't leave me again. Sure, it's my love for you. Oh my darling, tell me why. Now I run to you again, but you kept me your legate. And even we're a far place. Bene, questo era il nostro ultimo contributo. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Il meteo è presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Previsioni del tempo per martedì 24 agosto. L'alta pressione perderà forza lasciando spazio all'avvicinamento di una circolazione instabile che porterà annuvolamenti e temporali sulle aree interne. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 17, massima 28, Isernia minima 14, massima 31, Termoli minima 24, massima 29, Venafro minima 15, massima 30 gradi. Il meteo è stato presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Bene, è tutto per questa edizione. L'informazione torna questa sera alle 19.30, sempre in diretta con la collega Valentina Ciarlante. Ora linea alla regia, consigli per gli acquisti. Subito dopo lo sport ci occuperemo del Campobasso con le parole di mister Cudini, parleremo anche dell'Isernia e infine della Magnolia Campobasso, che oggi pomeriggio si ritrova per iniziare una nuova avventura. Tra poco. Lo sport, il calcio di Lega Pro, il Campobasso fuori dalla Coppa Italia, dispiace, ma i segnali sono positivi. Le parole di mister Cudini dopo il KO di sabato sera a Grosseto. Intanto riapre la campagna abbonamenti, da domani 200 le tessere a disposizione dei tifosi. Sentite. Perdere non fa mai piacere, ma perdere giocando bene aiuta ad ingoiare il boccone amaro e a lavorare in vista della prossima sfida. È un po' quello che ha pensato Mirko Cudini al termine della gara persa dai suoi a Grosseto, esordio in Coppa Italia amaro per i lupi che abbandonano la manifestazione tricolore. Riflettere sugli errori commessi dietro e lavorare e consolidare quanto di buono fatto vedere in campo. Cudini ha come sempre le idee molto chiare e dalle prossime ore inizierà a inquadrare i suoi in vista dell'esordio di campionato di sabato sera al Partenio di Avellino. Non ci auguravamo di fare un risultato diverso, questo è chiaro. Abbiamo fatto una buona partita, credo, nel complesso fino al 95esimo ci abbiamo creduto. Abbiamo pagato sicuramente qualche ingenuità del primo tempo e questo ci è costato un po' caro, però devo dire che la squadra ha sempre prodotto, ha sempre espresso buone trame, quindi questo era quello che cercavamo, oltre al risultato. Ci dispiace uscire subito dalla Coppa, però abbiamo capito subito di che pasta è fatto questo campionato, quindi bisogna stare ben attenti e sicuramente lavoreremo sugli errori fatti, però sono molto contento della prestazione. Riprende intanto la campagna abbonamenti 2021-22. Da domani fino ad esaurimento verranno messe in vendita 200 tessere così suddivise: 150 per la curva nord, 50 per la tribuna. La sottoscrizione può avvenire sia presso lo store ufficiale in corso Vittorio Emanuele, sia online sul sito
posto riservato, obbligatoria la Wolf Card con la possibilità di acquistare la maglia a un prezzo scontato. Ricordiamo il prezziario: Curva Nord 160 euro, 120 il ridotto, 130-100 se si tratta di un rinnovo, Tribuna Laterale 260-210, 220-180 per il rinnovo, Tribuna Centrale 400-350, Tribuna VIP 700 o 500 euro per il ridotto. Ed ora andiamo in eccellenza, parliamo dell'Isernia, è finita 2-2 la gara amichevole dei biancocelesti contro l'Aurora Alto Casertano, formazione di Serie D, gara che si è svolta a Capriati a Volturno, in gol per i padroni di casa bianchi, poi Panico ha pareggiato per l'Isernia, Isernia che è andata in vantaggio con Venditti, e mentre il 2-2 finale è stato firmato da Poziello. Isernia che sarà in campo anche domani pomeriggio con fischio d'inizio alle 16.30, altro allenamento congiunto, questa volta Campitello Matese contro il Brindisi, dunque un test interessante da non perdere. Ed infine sabato prossimo la prima ufficiale di Coppa Italia allo stadio Lancellotta, Isernia contro Spinete, l'accesso allo stadio solo con Green Pass o con tampone negativo entro le 72 ore. Chiudiamo parlando di basket, parlando della Molisana Magnolia, con il raduno inizia la quinta stagione rossoblu, la seconda in A1, appuntamento all'Arena oggi pomeriggio alle ore 17, buona parte del gruppo è già a Campobasso, settimana all'insegna dei primi test, l'analisi del tecnico Sabatelli, sarà una squadra con tanta intensità difensiva ed una gran voglia di correre, e oggi pomeriggio saremo presenti al raduno della Magnolia. Già questa sera vi forniremo le prime sensazioni delle rosso-blu. Bene, è tutto anche con lo sport, grazie per averci scelto, buona giornata, arrivederci.